Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. L'emozione di essere in Virtus? Sono molto molto emozionato, non vedo l'ora di iniziare. Cosa ti aspetti da questa stagione? Soprattutto a livello di squadra, di essere competitivi sia nel campionato italiano che in quello d'Europa. Cosa ti ha chiesto coach Sacripanti, che conosci bene, come vice Griccioli, e quali sono i tuoi obiettivi personali? Vabbè, i miei obiettivi personali, come ho detto prima, è quella di alzare l'asticella sempre di più. Il coach mi ha chiesto intensità, tanta intensità, ed è quello che vuole da me. Sei già stato a Bologna, cosa è cambiato in questi anni? Come sei cambiato tu? Soprattutto sono cresciuto. Quando sono venuto a Bologna avevo 22-23 anni, adesso ne ho 28. A livello mentale sono cresciuto e non vedo l'ora di iniziare. In che ambiente ti aspetti dal Paladosso, al pubblico bianconero? Caldo. Quando sono venuto qua a Cantù sono rimasto impresso, veramente impresso, per vedere il calore della gente, soprattutto nei momenti di difficoltà, e non è una cosa scontata. Maglia numero 25 perché? Perché vabbè, io sono molto credente, quindi tutto correlato alla Bibbia. Davide Pugno, il primo acquisto da Virtus che si presenta, che Virtus sta nascendo? Sta nascendo una Virtus dove ci sono dei giocatori che hanno delle caratteristiche emotive molto simili. Sono tutti giocatori che hanno già esperienza, ma che cercavano insieme a noi di fare un salto in avanti. Cuono è il primo di questi, lo abbiamo ingaggiato perché ha proprio queste caratteristiche. È un giocatore che è già esperto nel nostro campionato, ha fatto 5 anni, ma soprattutto era alla ricerca di uno step in avanti nella sua carriera, e penso che la Virtus, e lui l'ha subito individuata come un'opportunità per farlo. In più ha una fisicità, un'attitudine al lavoro che sinceramente ci ha dato sempre grande fiducia in questo, e questo lo stiamo ritrovando anche negli altri giocatori che abbiamo ingaggiato fino adesso, quindi sicuramente gente che ha già esperienza ma che allo stesso tempo ha l'ambizione di fare un passo in avanti, e se tutti faranno un passo in avanti vuol dire che è una squadra che crescerà durante l'anno e loro cresceranno nelle loro carriere insieme a noi. Taylor, Panther, Kveil, Kravic, gente di grande esperienza europea, una Virtus che punta a quella dimensione? Più che puntare è in questa dimensione, cioè alla dimensione europea, perché gioca una coppa importante, perché è stata insignita di questa wild card, e quindi significa che anche la FIBA si aspetta che la Virtus sia competitiva. Questo lo dimostra anche il fatto che siamo nei gironi di regular season, quindi questo ci ha portato anche a pensare a una squadra che potesse essere pronta anche a livello mentale per poter affrontare una competizione così importante. Questi giocatori l'hanno già fatta, qualcuno l'ha vinta, qualcuno in altre competizioni europee è arrivato fino in fondo, quindi questo ci dà la sicurezza che spiegare cosa vuol dire fare una partita importante in Champions League è sicuramente qualcosa che viene recepito dal gruppo, e questo è una delle prime caratteristiche che noi vorremmo e avremmo voluto entrando in palestra. Nonostante questo pedigree c'è un'età media anche tutto sommato bassa, e state guardando anche al futuro? Sì, sicuramente sono tutti giocatori in crescita, ecco, sono alcuni al pieno della maturità, questo non vuol dire necessariamente appunto essere già finiti, si può crescere, finiti nel senso fatti finiti come giocatori, si può crescere anche a 27, 28, 29 anni, e questa è una caratteristica ricorrente che abbiamo visto nei nostri giocatori. Poi confido molto anche nel nostro staff tecnico che sia in grado di far crescere i nostri giocatori durante l'anno e che quindi riescono ad arrivare a un livello superiore insieme alla Virtus alla fine della stagione o nelle stagioni successive, perché alcuni di questi giocatori non sono stati ingaggiati solamente con contratto annuale. Mancano due stranieri, ci saranno novità a breve? Non lo so, oppure sì, nel senso che il mercato, lo sapete meglio di me, ha delle evoluzioni improvvise da un momento all'altro. Noi siamo sempre stati abbastanza attenti, siamo sempre stati anche con le idee chiare, quando si sono concretizzate
utilizzate queste piste le abbiamo portate a casa. Potrebbe succedere oggi pomeriggio, come potrebbe succedere anche fra 20 giorni, sicuramente abbiamo le idee abbastanza chiare. Questo però non dipende solo da noi, ma dipende anche dalle volontà dei giocatori e dalle disponibilità che ci sono sul mercato estero, perché molti posti di lavoro, tra virgolette, si stanno chiudendo e quindi si restringe anche il campo delle squadre che cercano certi atleti, e quindi questo possiamo saperlo solamente ora dopo ora. Odimbaio è un discorso ancora aperto? È un giocatore molto interessante, un giocatore che sicuramente ha le caratteristiche che stiamo cercando, soprattutto perché è un giocatore in crescita, un giocatore ancora giovane, ce ne sono anche altri onestamente, noi abbiamo le nostre idee, non abbiamo fretta in questo, ci mancano due giocatori, la squadra finora ci soddisfa molto, dobbiamo essere molto attenti anche nell'inserire questi ultimi due elementi. La tua valutazione sulla girone della Virtus? Ma adesso, finché non sono finite le squadre, sicuramente è difficile da capire. Sicuramente sono tutte organizzazioni molto pronte a giocare le coppe europee, perché Besiktas, Ostenda, Strasburgo, sono tutte, anche la stessa Neptuna Sklaipeda, sono tutte club e organizzazioni molto pronte, hanno impianti bellissimi, hanno una storia europea, e quindi questo rende ancora più complicato ma anche affascinante questo percorso europeo. Avete già anche una data del ritiro? Probabilmente inizieremo la stagione tra il 19 e il 20 di agosto, vedremo in questi giorni, stiamo valutando alcuni dettagli organizzativi e a breve ve li comunicheremo. Grazie di essere qui, oggi vi presentiamo quello che è stato il primo passo verso la costruzione della nuova Virtus Segafredo 2018-2019, David Cuonu, e come sapete ne sono già stati fatti altri, però questo lui ha firmato il 30 giugno e oggi è qui a raccontarci, e siamo qui a raccontarlo insieme al presidente di Virtus Pallacanestro Alberto Bucci, al direttore sportivo Marco Martelli. Dunque, David, prima volta qui dentro la Porelli, e il primo a dargli benvenuto è il presidente Bucci. No, non abbiamo microfono. Niente, quello lì lo lasciamo lì. Cosa faccio? Così, parlo forte. A voce. Ah, questa è per estetica. Esatto, per bellezza. Siamo avanti. Di bellezza. Beh, buongiorno a tutti, innanzitutto perché siete qui al primo appuntamento. Questo è il primo appuntamento davvero, perché è il primo giocatore che presentiamo, ma ci sono già altri nomi, come ha detto prima, che verranno presentati consecutivamente. Io credo che la cosa bella è, abbiamo presentato prima i dirigenti hanno lavorato e stanno lavorando per cercare di mettere insieme una squadra importante, equilibrata, che possa fare un bel campionato, senza tanti clamori, ma è bello anche pensare un po' più in là e in grande. Poi quello che verrà lo vedremo durante le partite. Io sono molto contento come sta delineando questa squadra, una squadra sicuramente interessante. Ci saranno giocatori che affascineranno il pubblico, perché quello che stanno facendo Martelli e Sacripanti è un lavoro improntato su tante cose, anche fare una squadra anche per dove giocano questi giocatori, in questa città dove è abituato una certa pallacanestro, e si lavora con calma, ma finora gli acquisti fatti sono acquisti sicuramente importanti, nel posto giusto, e che può essere determinanti per noi. Io sono contento, inizia una nuova avventura, un nuovo periodo, la squadra sarà completamente nuova, e credo che però dentro ci sia sempre qualcosa che è la base di tutto, la Virtus. La Virtus che si presenta ai suoi tifosi, che sono i principali protagonisti. Noi non possiamo prescindere dai nostri tifosi, sono quelli che ci fanno sentire vicino, ci fanno sentire nei momenti difficili che ci possono dare una mano. L'anno scorso l'hanno fatto tante volte e so che lo rifaranno quest'anno. Quest'anno c'è una manifestazione in più, dopo 10 anni andiamo in Europa a fare una Coppa Europea, è una grande esperienza. Io credo che vogliamo conquistare il cuore delle persone che sono qui. Credo che sia la cosa più importante, questo lo faranno i giocatori, ma i costruttori di questo gruppo, che sono Sacripanti e Martelli, sicuramente sapranno cosa fare. Non parlo di lui,
perché parlerà tutto Martelli, mi dirà tutto la sua storia. Io gli dico solo benvenuto e mi auguro che tu possa realizzare i sogni che alla sera, quando vai a letto, speri che possano succedere. Grazie. Benvenuto in Vietnam. Grazie. Bene, David Cuonu, classe 90, da Villafranca, ultime esperienze nel basket di Vertice, a Brindisi, a Pistoia, a Cantù, ma soltanto una piccola particolarità, un piccolo dettaglio che volevo ricordare, un legame che c'è con questa Virtus che sta nascendo, che è nata da poco, è il fatto che Pino Sacripanti lo ha avuto in nazionale Under 20, ricordo il quarto posto agli europei del 2009, e a Siena, da dove è partito, Giulio Griccioli lo ha coltivato, possiamo dire così. Quindi ci sono delle sintonie con questa Virtus. Perché David Cuonu è qui con noi in Virtus, se lo dice invece il nostro direttore sportivo, Marco Mattei. Buongiorno a tutti. Penso che quando si presenta un giocatore e quando soprattutto si recluta, diciamo, un giocatore, ci debbono essere principalmente due caratteristiche, quelle emotive e quelle tecniche. Prima parto dalla condizione emotiva. David è un giocatore già esperto in questo campionato, lo ha già fatto negli ultimi 5 anni a buon livello e soprattutto emotivamente è in un momento in cui ha l'ambizione di voler fare un salto in avanti nella sua carriera. E queste sono caratteristiche che abbiamo in questo momento valutato e rilevato in tutti i giocatori che stiamo portando in Virtus. Poi c'è un fattore tecnico, ovvero lui è un giocatore della grande fisicità e soprattutto della grande attitudine al lavoro. E questo siamo convinti dall'inizio, con Pino, che lo conosce tecnicamente così come Giulio Griccioli, che sia e che fosse l'elemento adatto per poter farci crescere giorno dopo giorno, perché la sua attitudine sia in campo che in palestra è assolutamente di alto livello in ogni suo momento. Queste sono le caratteristiche per cui abbiamo scelto un giocatore in crescita, un giocatore comunque già esperto di questo campionato e che nei colloqui che abbiamo fatto prima di ingaggiarlo ci ha dato proprio questa sensazione. Lo abbiamo fatto con tutti, il primo con cui abbiamo fatto un colloquio è stato lui, probabilmente aveva anche altre opportunità, credo che questo tipo di impostazione gli sia subito entrata dentro e in poco tempo ci ha detto sì. Quindi io volevo solo spiegare i motivi per cui abbiamo scelto David e le motivazioni con cui entriamo in questa stagione, ed è per questo che è il primo giocatore che abbiamo voluto presentare. Quindi io gli faccio l'in bocca al lupo per la stagione, gli do il benvenuto nella nostra squadra e, come il nostro presidente, gli auguro il meglio per questo suo percorso ogni anno con un gradino avanti. Quindi questo è il mio più grande augurio per te. Benvenuto. Bene, David, sì. Allora tocca a te. Come ha detto Marco, ci hai messo pochissimo a pensare che questa poteva essere la strada giusta, il posto giusto. Allora adesso ci spieghi perché. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sono molto onorato e felice di essere qua. In primis voglio ringraziare le persone che mi daranno l'opportunità il prossimo anno di giocare in una società gloriosa come la Virtus Bologna. L'anno scorso ho avuto la possibilità di, quando sono venuto con Cantù, di giocare qua a Bologna. Ho trovato un grandissimo pubblico e solo all'idea di giocarci il prossimo anno mi viene la pelle d'oca. Parlo un po' della mia scelta. Ho scelto la Virtus perché credo nel progetto, nell'organizzazione, e per me è fondamentale crescere sempre di più. Diciamo che in questi 5 anni ho sempre avuto lo stesso livello e per me giocare il prossimo anno, soprattutto una coppa che non facevo da 2 anni, è importante. Ho avuto modo di parlare con Pino 20 giorni fa. Tant'è che il giorno dopo ho detto al mio procuratore che volevo firmare qua. Non sono uno che ama parlare tanto, preferisco fare le cose sul campo. Non amo nemmeno fare promesse, però una cosa non mancherà mai. Cioè il sudore e il lavoro per questa maglia.
David non ama parlare, preferisce i fatti, però oggi è qui per voi, quindi a questo punto siamo disponibili per le vostre domande, che è il nostro, che è al centro di questa presentazione. Luca qui. Abbiamo già visto a Bologna qualche anno fa, hai avuto un rapporto da formazione in avanti, un tempo fa un giocatore, giovane, rispetto a quel giocatore oggi è un po' di ancora. Sicuramente ho più esperienza, perché vabbè, quando sono andato, cioè ho giocato a Bologna quando è stato 4-5 anni fa, cioè da lì ho avuto quello step in più. Ora penso che cioè sono sicuramente un giocatore diverso, cioè, soprattutto a livello mentale, cosa che magari prima non ero, anche perché avevo 22 anni, ora ne ho 28 e vorrei fare quel salto di qualità che mi serve per diventare un grande giocatore. Massimo Seller. Beh, come ho detto prima, mi ha aiutato anche il fatto di aver già avuto Pino l'allenatore, Pino Sacripanti con l'Under 20. Cioè, so come lavora e poi dopo anche l'assistente Giulio Griccioli, con cui avevo lavorato sia a Siena, e anche il preparatore atletico. Quindi sono persone che già conoscevo. E la scelta l'ho fatta anche in base a queste conoscenze qua. Luca Muleo. Ciao. Sei un giocatore abbastanza completo, capace di arrivare a Siena, diciamo che vabbè, io mi ritengo più una guardia, però durante gli anni ho anche giocato da playmaker. Secondo me devo fare quello step in più nella fase del playmaker, cioè il fatto di gestire la squadra, di dettare i ritmi, su quello secondo me devo fare uno step in più. Michele Marescalchi. La tua scelta è una possibilità, perché sei stato a Bologna, vuol dire Bologna forse ti piace, non si sente bene, tornare a Bologna vuol dire ritrovare magari 20 amici. C'è stato ovviamente la scelta principale è quella dell'allenatore, che ti ha contattato della squadra. Però il ritorno a Bologna come lo vedi? Ah, bellissimo. Anche perché a Bologna no, nel senso, si sta bene, si mangia bene, quindi è l'ideale. Luca? Sei già abbastanza esperto di Europa, nel senso l'hai incontrato la collega con Siena, hai giocato l'Eurocup in Italia con Brindisi, prima di un po' da un paio d'anni con fatto scelto. Chiedo se è stato il fattore della tua scelta e soprattutto il basket europeo, in cosa, non so, se esalta le tue caratteristiche o che tipo di preparazione diversa richiede un momento esperto. Sì, come ho detto prima, da 2 anni che non giocavo la Coppa e mi si è presentata questa opportunità di venire qua a Bologna e di fare la Champions League, l'ho accolta subito al volo. Per quanto riguarda l'Europa, sicuramente ci sono tanti giocatori più fisici, magari rispetto al campionato italiano. La Champions League è anche... secondo me è un campionato abbastanza competitivo e non saprei come risponderti, sinceramente. Se sono onesto, tanti giocatori non li conosco, magari li ho visti, cioè, guardando le partite di Champions. Cioè, non vedo l'ora di iniziare per conoscerli meglio, ecco. Però secondo me la società sta facendo un buon lavoro e vedremo i risultati a breve.
domande. Allora, vi dico, prego. Hai parlato con molti attivanti, hai chiesto, lo conosci, conosci anche i soldi, che tipo di utilizzo ti è stato prospettato, quali sono le informazioni? No, vabbè, quello che ho sempre fatto, nel senso di entrare in campo, di dare energia, e di sfruttare le mie caratteristiche, cioè l'uno contro uno, sfruttare la difesa, più o meno mi ha chiesto questo. Allora, David avrà il numero 25, ve lo dico, e se vi può essere utile, anticipo io una domanda e ti chiedo perché. Ah, vabbè, io sono molto credente, quindi diciamo, il numero 25 l'ho scelto anche in base a un versetto che c'è sulla Bibbia. Quindi questo diciamo che mi aiuta molto. Io pensavo invece che l'avevi preso perché era il mio compagno. Altre domande? Allora io direi che chiudiamo qui la conferenza di David, e lo ringraziamo, e appunto, come ha fatto prima il nostro presidente, gli diamo il benvenuto nella casa della Virtus. Siamo qui in Poretti, che era il posto giusto per iniziare. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it